Novembre 2003. Robert Kissel, dirigente di una delle più grandi banche di investimento americane, ha un importante appuntamento di lavoro, ma all'incontro Robert non si presenta. Sembra essere scomparso nel nulla. Il mistero avvolge personaggi provenienti da diversi continenti e implicati in inquietanti vicende tra ricche famiglie americane, poliziotti cinesi e relazioni clandestine. Cerchiamo di contestualizzare quali sono i luoghi, i personaggi, se c'erano delle situazioni iniziali che ci consentano di capire come è maturata questa tragedia. Beh, i personaggi erano Nancy Kissel, che era dal Minnesota, però si è subito andata a New York per fare una scuola di design. E poi c'era Rob Kissel, che era un consulente finanziario, un broker, che vivevano a New York, proprio a Manhattan. Nel periodo della loro vita lui aveva questa carriera brillante, lei era una mamma divota e vivevano in un condominio dove c'era questa vicina che abbiamo parlato con lei, che diceva che all'inizio sembrava tutto a posto. I met Rob and Nancy as they were our neighbors in the... Ho conosciuto Robert e Nancy a metà degli anni 90 perché erano i miei vicini di casa quando vivevo in un condominio al Village a Manhattan e loro erano arrivati da poco. Penso che all'epoca avessero un figlio e ne stessero aspettando un altro. Era il periodo in cui molte famiglie vivevano nel nostro stabile, ma loro erano tra le poche ad avere figli piccoli. Penso che lei stesse imparando a fare la mamma. Voglio dire, aveva già una figlia e stava aspettando il secondo, o era appena nato. Era una di quelle madri che la mattina porta i figli al nido con la carrozzina e poi torna a casa. Non sono sicura avesse una tata. Penso che a quel tempo il suo lavoro fosse quello di accompagnare i figli avanti e indietro per Manhattan. The work related to shuffling kids back and forth in Manhattan. Rob lavorava presso una banca di investimenti. Usciva presto di casa la mattina e tornava verso le 6 o 7. Non mi è mai stato chiaro cosa facesse realmente. Broker a quei tempi. Ma questo era quello che faceva e, avendo successo, presumo che lo facesse bene. Rob Kissel giocava con i suoi bambini, li adorava. Penso fosse un padre orgoglioso. Le sue ragazze lo adoravano e il weekend era spesso con loro nel parco giochi di fronte a casa. Sembravano essere in sintonia su cosa volessero per i loro figli. Sembra un quadro familiare ideale. Un uomo abbastanza soddisfatto del proprio lavoro, anche se all'inizio. La moglie che si dedica alla famiglia, ecco, ma in questo tipo di situazioni si possono già cogliere degli elementi premonitori che poi svilupperanno la tragedia anche a distanza di tempo? L'esperienza e la casistica in questo ambito ci dice che invece l'apparente normalità esteriore, no, rivolta alla società, nasconde dei grandi disagi all'interno della famiglia. Sì, insomma, Rob e Nancy erano una normale coppia di New York nella metà degli anni 90. Erano sul punto di guadagnare un bel po' di soldi e avere un buon tenore di vita. Negli anni 90 a New York City giravano molti soldi. La città era uscita dalla crisi ed era un posto fantastico dove vivere. E Rob e Nancy sembravano inseriti bene in quel fantastico posto. Lui è un broker, quindi un'attività estremamente stressante.
Nella tua esperienza questo tipo di attività può essere veicolo di appunto, crisi personali che poi si riversano sulla famiglia? Beh, è stato tracciato un profilo specifico sui broker degli anni 90 di Wall Street. C'è un personaggio di riferimento che è questo Jordan Belfort, che era stato chiamato il lupo di Wall Street perché lui era venuto da una situazione di estrema povertà, faceva un lavoro veramente molto povero, ma siccome quello era il periodo d'oro proprio di Wall Street, si è lanciato e sulla scia di questo grande accumulo di denaro che questa persona è riuscita a fare, chiaramente dietro si è creato tutta una situazione psicopatologica, no? Quindi stress eccessivo, il dover rimanere sveglio, no? Anche per giorni e giorni interi durante la notte, quindi uso di droga. All'interno poi di questo comportamento si sono sviluppati altri tipi di comportamenti che rientrano nel disturbo borderline di personalità, no? Quindi dipendenza estrema dalle droghe, dipendenza dal sesso, sintomi poi chiaramente a livello anche fisiologico di grande tensione e di grande depressione allo stesso momento. Forse c'era solo un posto peggiore di Wall Street in quell'epoca, era East Asia, proprio l'Asia, Thailandia, Hong Kong, dove venivano reclutate e pescate questi broker per andare lì e comprare debito oppure fare azione in borsa lì. Infatti è quello che è successo a Nancy e Rob. Sono andata a Hong Kong, dove questo stress è aumentato ancora di più. Sentiamo il racconto della signora. Robert Kissel came to Hong Kong with Goldman Sachs in the late 90s. Robert Kissel arrivò ad Hong Kong con Goldman Sachs alla fine degli anni 90 e a quanto si dice divenne un broker di alto livello, specializzandosi in assetti patrimoniali presso la Goldman e Merrill Lynch. I suoi colleghi lo descrivevano come un uomo onesto e con il quale si lavorava volentieri. Conducevano una vita da stranieri e per questo motivo le persone che lavoravano per loro si sono occupati di molti aspetti della loro vita, dalla loro sistemazione alle scuole e a quant'altro. E sembravano una coppia che funzionava. Le mamme degli altri bambini descrivevano Nancy come una super mamma. Amanda Kriegel, una delle testimoni, la descrive come una che appena la vedi dici «Wow, sta facendo un ottimo lavoro». E così era. Erano una coppia coinvolta con la comunità ebraica e partecipavano alle attività con la scuola e lui era un agente di successo. Ci troviamo di fronte a un trasferimento. È possibile che i due abbiano concordato, no? Questo momento anche abbastanza complesso, e la complessità nasce dal fatto che non solo lasciano gli affetti, le loro radici, eccetera, ma vanno in un altro paese. Io credo che questo comunque sia un elemento di grande difficoltà, è un salto un po' nel buio. Tutti quanti noi abbiamo fatto dei trasferimenti anche vicini, ma qui si va in un'altra cultura, a migliaia di chilometri. Insomma, effettivamente c'è una grossa separazione tra la propria famiglia e la propria vita e poi quella che in fondo andrai a vivere. Di per sé il fenomeno migratorio può attiva una condizione potenzialmente psicopatogenetica, quella che viene definita in psicologia la sindrome di Ulisse, per due motivi. Uno che fa capo al migrante, quindi è lo sradicamento dal suo luogo, e il trovare quindi una collocazione, un adattamento in un altro luogo, in un'altra terra, in un altro paese. Ma c'è anche il fenomeno di chi accoglie il migrante, perché non sempre è accettato, anche se è di un livello socio-economico elevato, non è detto che questo sia accolto sempre in maniera positiva.
Quindi ci sono due fenomeni, l'ospite, cioè quindi il migrante che esperisce il senso di perdita, e chi ospita invece la capacità o meno di accogliere questo migrante. Quindi ci sono due fenomeni che si sommano, ma si possono sommare anche in senso molto negativo. I coniugi americani Robert e Nancy Kissel, sposati nel 1989, si trasferiscono ad Hong Kong nel 1997. Robert è un dirigente di un'importante banca di investimento americana e sta vivendo una rilevante crescita della propria carriera. Belli, ricchi, Nancy e Robert e i loro figli diventano rappresentanti dell'alta società, composta da professionisti anglosassoni trasferiti in Asia. Ma la vita quotidiana sembra celare inquietanti risvolti. Questa vita totalmente separata, non integrata, è chiusa in sé, è delle espatrie. E loro, spesso i mariti vanno giù a Hong Kong nel settore finanziario di lavorare e rimangono le mogli che non hanno un lavoro e che non trovano lavoro perché non parlano cinese e sono lì in questa area residenziale totalmente separata dalla vita normale di Hong Kong. Spesso un po' tipo di casalinghe disperate, proprio che si radunano fra di loro, però c'è una vita molto limitata, assolutamente isolata e limitata. Sentiamo un po' come sembravano cambiati quando sono tornate a New York dopo questo periodo a Hong Kong. Well, I ran into Rob. Rob came back about... Ma mi sono imbattuta in Rob. Rob ritornò circa un anno dopo. Era invecchiato. Sembrava un uomo fragile e stanco. Sembrava uno di quegli uomini che ha viaggiato nell'Asia del Sud per comprare titoli di debito. Sembrava un po' diverso, più serio, molto molto stanco. E io ho attribuito tutto alla natura del suo lavoro. Quindi ci siamo informati dai vicini per sapere da loro. Ma comunque sembrava che andasse tutto bene. Nancy stava per avere un altro figlio. Era molto attiva nella scuola dei suoi figli e nella sinagoga di Hong Kong. Tutto ciò che percepivamo era che le cose andavano per il meglio. Il fatto era che lei pensava di non valere niente nel matrimonio, di non avere abbastanza cose da fare. Suo marito lavorava molto e aveva uno stipendio alto e lei trascorreva sempre più tempo con i bambini dopo la scuola. Yes, because the majority of us expat wives don't work. Sì, molti di noi non lavorano. Io non lavoro da 12 anni, ho due figli piccoli. Voglio stare a casa con loro e fare attività con loro. E poi le scuole, anche i miei figli frequentano la scuola internazionale. C'è un gran numero di nazionalità, bambini cinesi o asiatici, ma principalmente sono inglesi ed europei. Dobbiamo ricordare che Nancy ha avuto il suo terzo bambino lì a Hong Kong. E dopo questo terzo bambino, il marito che era sempre in viaggio, e lei che non aveva lavoro, non aveva impegni, è caduta in una depressione notevole. Ha provato di aprire un studio di foto digitale, faceva foto delle famiglie lì nell'International School dove lavorava, però aveva una vita abbastanza vuota e soffriva della depressione. Però decidono di avere un terzo bambino, significa che comunque c'era armonia, no? Nella coppia. Poi non avevo impegni, tre figli, insomma, ti impegnano abbastanza, quindi non credo che hai tempo di pensare ad altro. Mi sembra, ma insomma, è chiaro che abbiamo bisogno del tuo parere, mi sembra che ci fosse qualche cosa di diverso che attenesse più alla persona piuttosto che a quello che poteva aver cagionato o alimentato il grande impegno del marito, no? Ma sai, Luciano, non c'è una correlazione diretta tra l'armonia della coppia e la nascita dei figli. La casistica riporta che maggiormente le donne soffrono di depressione postpartum al primo figlio, anche perché chiaramente c'è
una situazione molto nuova, possiamo parlare di shock, sì, ma anche a livello fisiologico effettivamente, no? C'è un cambio ormonale notevole, però sì, non possiamo dire che non ci siano situazioni che anche al secondo o al terzo figlio si possa presentare, soprattutto su persone che già in autonomia iniziano a sviluppare questo tipo di patologia, perché Nancy già si trova in una condizione di chiusura, in una condizione di stress, di poca attenzione da parte del marito, in un ambiente nuovo, e quindi potrebbe esserci. Oltretutto ci sono delle condizioni di depressione postpartum che possono sfociare anche nelle psicosi e quindi, no, con comportamenti assolutamente incontrollabili e particolari. Penso che in questa situazione poi è sviluppata il virus SARS e che ha creato un panico totale nella vita degli espatrie che vivevano a Hong Kong. Non lo so se tu sì, ti ricordi, certo, di SARS. Sì, ricordo perfettamente, perché in tutti i paesi europei, negli Stati Uniti, in quegli anni per la SARS, successivamente per altre epidemie legate prevalentemente a mutazioni del virus dell'influenza, si sono ciclicamente presentati questi momenti di paura diffusa. Anche noi li abbiamo vissuti, i nostri ospedali si sono preparati ad accogliere centinaia e centinaia di persone che poi in realtà non si sono mai concretizzate, sono sempre state più paure di epidemie possibili, ma forse non probabili, che altro. Però in quegli anni era particolarmente viva l'attenzione sulla SARS. Infatti gli stranieri a Hong Kong cominciano ad andare via, un famiglia, poi un altro vicino di casa, un'amica, e lei e Rob subito dicono sì, dobbiamo andare via anche noi. Nancy, vai a casa negli Stati Uniti con i bambini, io ti raggiungo. E lei parte e va e torna negli Stati Uniti per via di questo panico totale. E poi sentiamo nell'intervista cosa succede in questo periodo che lui a Hong Kong lavorava e lei è tornata a Vermont, sono nella casa di famiglia, una casa di vacanza nella montagna di Vermont. Con tutti i bambini. Con i tre bambini. Da sola. Lei era evidentemente infelice e, che ci si voglia credere o no, è stata vista dozzine di volte con dei lividi sul volto. Era molto sola e non riceveva molte attenzioni, amore e affetto dal marito. È molto interessante perché Nancy, durante la sua testimonianza, puntualizzò che era abituata a chiamare Robert papà della domenica, perché lui viaggiava spesso per lavoro ed alcune volte stava via per settimane. Quando lui non c'era, erano lei con i domestici a crescere i figli. Avevano due domestiche, una si chiamava Min e l'altra Connie. Sentiva di crescere i suoi figli da sola. Robert era praticamente sempre assente e quando lui tornava a casa si imponeva con molta aggressività nei confronti dei figli e a lei questo atteggiamento non piaceva affatto. In Cina, nel 2003, scoppia l'epidemia della SARS. E Nancy, con i suoi figli, torna per un lungo periodo negli Stati Uniti. Sola e lontana dal marito, la donna intrattiene una relazione extraconiugale con l'elettricista Michael Del Priore, spesso chiamato a riparare qualche elettrodomestico nella casa di campagna dei Kissel, nel Vermont. Una relazione di cui Robert arriva a sospettare e, per raccogliere prove concrete, ingaggia un investigatore per controllare i movimenti della moglie. La costringe persino a ritornare ad Hong Kong. Ma le indagini hanno rivelato che Rob aveva ingaggiato un detective perché credeva che la moglie si vedesse con un altro uomo, un tecnico della TV via cavo in Vermont. E il detective, un ex poliziotto di New York City, avvertì Robert che aveva tracce di veleno nel suo corpo e che la polizia stava controllando il suo computer ad Hong Kong. Così hanno scoperto che Nancy aveva ordinato molta droga, droghe da stupro e di altro tipo che avrebbero in effetti potuto avvelenare delle persone.
E infatti il detective disse: Robert, faresti meglio a sbarazzarti di questo matrimonio. Rob, è meglio che tu firmi il divorzio, perché se non lo fai, sarai un uomo morto. In realtà una relazione extraconiugale porta a diversi sviluppi. La più comune è una separazione, un divorzio. La seconda ha un improbabile equilibrio, no? Lui o lei sanno, in qualche modo trovano un accordo. L'ultima direi che forse la meno frequente può essere poi il momento di un omicidio, quando in effetti l'altro è un ostacolo all'affermazione e alla felicità. Quindi da questo punto di vista mi sembra che qui in realtà i presupposti ci sono per l'aspetto più tragico e drammatico, cioè per l'omicidio. C'era anche la profezia dell'investigatore che diceva: se non fai qualcosa non sopravvive questa situazione, perché già in suo whisky Nancy metteva qualche sedativo per calmarlo, e alla fine della giornata lui prendeva il suo whisky e aveva detto all'investigatore: sai che il mio whisky ha un sapore strano, che sai che sono stanco dopo. Lui ha detto: guarda che c'è qualcosa qui che forse non va, per cui già le altre persone intorno avevano visto che la situazione era per arrivare al punto di... Stava precipitando. Senza ritorno. Magari Roberto ci può dire gli effetti, no, di queste... Sì, è comunissimo l'uso di farmaci per togliere alle persone la possibilità di difesa. Sono quelle che vengono comunemente chiamate rape drugs, sono per lo più farmaci della famiglia delle benzodiazepine, quindi sono farmaci che hanno un'azione ansiolitica se sono molecole a emivita lunga, ma sono ipnoinducenti in tempi molto brevi, quindi causano il sonno in tempi molto brevi se sono a emivita breve. Nel caso in questione era stato trovato del flunitrazepam, che è una benzodiazepina che è tra le più usate, perché tra le altre cose è come forma farmaceutica in gocce, quindi è facilmente mescolabile a liquidi. Emivita vuol dire che hanno un rilascio? Emivita vuol dire che hanno un'azione molto rapida e che vengono metabolizzati rapidamente dal corpo, quindi inducono immediatamente il sonno, quindi sono farmaci che possono essere usati, che sono tipicamente usati per tutte quelle forme di violenza nelle quali si minano le capacità della persona di difendersi, inducendo appunto il sonno. Qui nella discussione però mi è venuto in mente un'ipotesi. Perché Nancy magari ha iniziato a utilizzare questi farmaci solo ed esclusivamente per tranquillizzare Rob perché dice che era diventato molto violento. Sì. Gli può essere scappata la mano, non so, cioè può esserci stato questo... No, non penso, Cinzia, perché come ti ho detto sono una famiglia di farmaci, ma quelle che vengono chiamate rape drugs, quelle che vengono usate per addormentare una vittima per poi poter usargli violenza nei più diversi modi, sono proprio farmaci che hanno un'azione comunque molto breve nel tempo. Se l'obiettivo è quello di tranquillizzare una persona, di renderlo meno aggressivo, utilizzerò invece un ansiolitico con sì, una Nancy, vita maggiore. Ecco, non questo, è un medico, io, no? Ecco, io colgo l'osservazione che fa Cinzia, cioè Nancy che conoscenza aveva delle benzodiazepine? Forse per sé. Credo che le conoscesse perché è una persona che comunque ha avuto, come molte donne, una storia di depressione. No, nel senso che ha iniziato, qualcuno gliel'ha prescritte per le sue problematiche, da lì le è venuta l'idea che poteva... Se no come fai a conoscere la emivita di un farmaco rispetto a un altro? No, per carità, ma io mi riferisco alla tua esperienza. No, te lo dico perché proprio queste rape drugs, quelle che sono state usate, il flunitrazepam che è stato usato in questo caso, sì, sono proprio farmaci che non vengono invece utilizzati per curare dal punto di vista sintomatologico una depressione. Certo.
Questi invece sono farmaci il cui uso, ad esempio, molto banalmente si trova su internet. Se tu vai a leggere, se tu vai a cercare su siti, sì, se fai una ricerca col termine rave drugs, trovi molto materiale. Quindi questo è sono farmaci che hanno un utilizzo molto marginale dal punto di vista clinico, no, certo, che invece certo. Vengono usati. Però il mio dubbio è tipicamente italiano, cioè non è che una persona va al supermercato e prende il flunitrazepam, cioè in qualche modo qualcuno lo doveva prescrivere affinché lei lo acquistasse e lo somministrasse al marito. Quindi un ponte di collegamento con questa molecola, con questo farmaco, ci doveva essere, anche perché siamo nel 2003, quindi non è nemmeno così facile trovare su internet farmaci di questo genere. Comunque lei è andato di più di un psichiatra per prendere tutta questa prescrizione. Cioè? Perché... Attenzione! Ecco. Cioè lei è andato uno e poi è andato anche un altro. Ma per sé quindi? Lamentando una sua difficoltà. Lamentando una sua difficoltà, però in quel modo prendendo più droghe che aveva bisogno. No, però vedi, ha avuto il modo per potersela procurare. Poi forse l'ha provati su di sé, magari ha visto gli effetti che producevano su di sé e poi ha pensato, ma vuoi vedere che qui lo elimino cominciando a metterlo nelle bevande? Perché altrimenti mi sfugge, no? Un modo... Sì, anche per me... Questi effetti si moltiplicano con il tempo oppure vanno via? Cioè, no. Un sedativo messo in un whisky la notte dopo, se mette un altro sedativo ancora rimane nel sistema? Anzi, al limite esiste un fenomeno di tolleranza che è tipico nell'uso degli psicofarmaci, cioè la necessità di aumentare le dosi per ottenere lo stesso effetto farmacologico, quindi esattamente il contrario. Un farmaco come il flunitrazepam, se viene usato una volta al giorno, quando viene usata la seconda dose, la prima è completamente metabolizzata, quindi non c'è un accumulo. Il 3 novembre Robert Kissel deve presentarsi ad una riunione di lavoro per la firma di un importante contratto. Ma la sua assenza improvvisa e ingiustificata fa destare la preoccupazione dei colleghi. E così arriviamo alla sera prima di quel contratto, così importante per la carriera di Rob, ma alla firma di quale lui non si presenta. Non si presenta. Abbiamo, sì, tentativi, ma che non sappiamo dove sfoceranno, di somministrazione di flunitrazepam. Però l'unico elemento sicuro in questo momento è la crisi extraconiugale. E questo ci collega poi al secondo caso italiano di cui parleremo, l'omicidio Cafasso, in cui la moglie, la signora Pullara, sembra avere, come Nancy, un ruolo estremamente importante. La vita coniugale dei Kissel sembra ormai compromessa, ma le relazioni sociali non si interrompono. Il 2 novembre 2003... la sera prima dell'appuntamento di lavoro, Robert riceve in casa Andrew, un suo amico. Nancy prepara un milkshake in cui scioglie ingenti quantità di potenti tranquillanti e fa servire le bevande da sua figlia. Andrew torna a casa, mentre Robert, poco dopo, cade in un sonno profondo. Quindi, mentre il marito è in stato di incoscienza, Nancy lo colpisce alla testa, fino ad ucciderlo. Andrew Tanzer no longer lives in Hong Kong, so he didn't actually. Lui non vive più ad Hong Kong, non è tornato per il processo, ma hanno letto la sua testimonianza della prima udienza, nella quale descriveva l'esperienza vissuta dopo aver bevuto il milkshake servitogli da Jane Kissel, la seconda figlia dei Kissel. Entrambi hanno bevuto il milkshake e Andrew Tanzer ha dichiarato di essere tornato a casa barcollando, di essersi subito sdraiato. È stata letta anche la testimonianza della moglie, la quale ha dichiarato di essersi molto preoccupata per le condizioni del marito e che per poco non ha chiamato un'ambulanza. Ma poi nel cuore della notte si è risvegliato, ha cenato, ha fatto una telefonata e sembrava si fosse ripreso. Ma al risveglio, il giorno dopo, non ricordava nulla di quello che era successo la sera precedente. Su queste basi, penso si possa dedurre che fosse sotto l'effetto di qualche sostanza.
Come abbiamo sentito, l'amico si è andato a casa, si è sentito male, si è addormentato, poi si è svegliato con una fame enorme. L'effetto di questo milkshake è notevole sull'amico. Oltre che notevole direi strano, perché la reazione che è stata descritta di una persona irrequieta che mangia in modo smodato senza quasi rendersene conto fa pensare un po' a quello che viene chiamato effetto paradosso, che con le benzodiazepine capita frequentemente, specialmente quando le dosi sono grosse, cioè quindi dosi massicce somministrate in un breve lasso di tempo. Allora questo può dare degli effetti paradossi che frequentemente si vedono. L'effetto paradosso è quasi il contrario dell'effetto farmacologico, quindi se l'effetto farmacologico è quello di tranquillizzare, di addormentare, l'effetto paradosso è quello di dare irrequietezza, agitazione, incoordinazione dei movimenti. Invece su Rob è avuto un effetto di sonno profondo. Sentiamo l'effetto di Rob. Credo che la domestica abbia chiesto cosa stesse succedendo e che le sia stato risposto tipo: Nancy disse che Rob l'aveva aggredita fisicamente e lui sconvolto se n'era andato, forse in un hotel o qualcosa del genere. Quindi il marito scomparso senza lasciare traccia, Nancy va a fare un po' di shopping. Compra un tappeto cinese, compra vari oggetti di arredamento e chiede gli aiuti domestici di pulire, soprattutto qualche macchia in più che c'era l'appartamento. E loro sono venuti di aiutarla. Poi ha cominciato a fare delle scatole, tipo, non lo so, per i facchini, delle cose che lei voleva spostare, tutto un cambio di arredamento della casa. Alla vigilia di un'importante riunione di lavoro, Robert Kissel scompare, senza lasciare spiegazioni. In realtà è stato narcotizzato e ucciso dalla moglie. Dopo l'omicidio, Nancy decide di andare a fare shopping e di cambiare alcuni elementi d'arredo della casa. In particolare, arrotola un grande tappeto nel quale nasconde il cadavere del marito. Quindi chiama alcuni inservienti del lussuoso condominio perché l'aiutino a portarlo in cantina. Lei chiamò il custode dello stabile perché mandasse qualcuno a prendere il tappeto arrotolato e lo portasse di sotto mentre Risi, uno dei suoi figli e la domestica erano entrambi a casa. Tutti sentivano quell'odore terribile che proveniva dal tappeto e gli addetti che si occuparono del trasporto si accorsero che pesava troppo. Così quella notte una delle domestiche decise di fare una serie di telefonate ad alcuni amici di Rob Kissel. Uno di loro, un ex collega di nome David No, fece denuncia alla polizia sulla base di quello che la domestica gli aveva detto. Tutti sapevano che era scomparso da diversi giorni. Quattro addetti vennero e spostarono il tappeto nel magazzino di sotto, poi la denuncia, e quindi la polizia arrivò con un mandato e perquisì l'appartamento e il magazzino. Dopo alcune domande a Nancy, scesero di sotto e trovarono il corpo nel magazzino. Questo successe il 2 novembre del 2003 e lei aveva in programma di ritornare a metà novembre per rifarsi il seno. Una delle loro amiche in comune era Brina O'Shea. Brina, per la verità, fu una delle persone che venne contattata dalla domestica e alla quale venne detto: qui c'è un problema. Brina era già molto agitata perché sapeva che Rob mancava da alcuni giorni e quindi le rispose: Nancy, è tutto a posto. I was coming out of the elevator and our neighbor whose daughter was the same age as the Kissel's daughter said, right. Dunque, stavo uscendo dall'ascensore e la nostra vicina, la cui figlia ha la stessa età della figlia dei Kissel, mi disse: Ross, vieni qui, non puoi credere a cosa è successo. E ho pensato che forse c'era una perdita d'acqua nello stabile, ma invece Sherry mi disse: Nancy ha ucciso suo marito, Nancy ha ucciso Rob. Cosa vuol dire che Nancy ha ucciso Rob? Nancy ha ucciso Rob, questo è quello che si dice. Poi abbiamo saputo dal blog che era stata arrestata a Hong Kong per l'omicidio di Rob. That was coming out of the trial, the subsequent trial.
and the press called it the milkshake murder. E poi c'eravamo tutti. C'erano probabilmente un centinaio di persone in tutta la nazione che seguivano il blog del processo, di ogni udienza. La stampa lo chiamò l'omicidio del milkshake perché, a quanto sembra, Rob stava bevendo qualcosa con un suo collega di lavoro di Hong Kong, la cui figlia ha la stessa età della figlia di Rob, e presumibilmente, così ha detto la corte, Nancy mescolò del tranquillante nel milkshake. Il suo amico andò a letto alle 8 e si risvegliò solo la mattina seguente. Fu quella sera che Nancy uccise Rob. Abbiamo discusso a lungo degli effetti del flunitrazepam. Mi sembra che siamo di fronte a un bivio. O è un'assunzione volontaria oppure un avvelenamento, un avvelenamento premeditato. Abbiamo fatto una bella esperienza in laboratorio per capire un po', no, come avvengono le indagini tossicologiche. Vediamo. Nei casi criminali possiamo trovarci anche di fronte all'assunzione di più sostanze stupefacenti o alla somministrazione di più stupefacenti o di più farmaci. Con questo sistema analitico possiamo trovare anche le tracce più limitate? Questa macchina il suo scopo è proprio quello di cercare sostanze in tracce, cosa che invece lo strumento dello screening non può fare perché non ha la sensibilità necessaria. Allo stesso tempo, oltre a identificare sostanze in minime quantità, è possibile assolutamente distinguere diverse sostanze che possono essere inserite all'interno di un unico fluido, sia esso biologico o non biologico, come nel caso di un milkshake. Questa macchina ha un potere discriminante molto alto proprio perché identifica ione per ione tutte le singole sostanze. Ecco, nel caso di Nancy Kissel eravamo di fronte a un altro problema analitico, non tanto i fluidi biologici ma gli organi, per stabilire effettivamente se c'era stata questa somministrazione di sostanze stupefacenti. Ecco, l'analisi di altri organi per verificare la presenza di farmaci o di stupefacenti avviene con le stesse modalità? Similari. Generalmente in fase di autopsia il medico legale preleva alcuni reperti autoptici, che sono l'encefalo, il rene, il fegato e i polmoni, ove disponibili, oltre chiaramente a prelevare i fluidi biologici che abbiamo detto prima. Attraverso lo studio simultaneo di tutti questi reperti è possibile ipotizzare quale sia la reale distribuzione della sostanza all'interno dell'organismo. Quindi se noi andiamo ad esempio a identificare la sostanza solo nel fegato o nelle urine, possiamo supporre che la sostanza ormai fosse stata abbondantemente metabolizzata e che quindi il soggetto non era più sotto l'effetto della sostanza. Al contrario, nel momento in cui noi non troviamo il farmaco nelle urine o nel fegato, magari lo troviamo ad alte concentrazioni nell'encefalo o in altri organi, possiamo ipotizzare che il soggetto fosse in quel momento, certo, sotto l'effetto della sostanza somministrata. E considerando che la tecnologia avanza sempre di più, è possibile fare analisi degli organi anche a distanza di tempo? Nel caso, per esempio, che dopo qualche tempo si decida di riesumare la vittima? La letteratura parla di analisi fatte su cadaveri riesumati magari dopo anni, analizzando porzioni di muscolo o parti molli. Certo. In questi casi la componente qualitativa, quindi l'identificazione della sostanza, è comunque affidabile. Quello che risulterebbe un po' meno affidabile è la parte quantitativa, perché comunque, certo, ci può essere una degradazione della sostanza che falsa il dato quantitativo. Quindi andare lì a dire se effettivamente il soggetto è morto per quella sostanza, nel caso ad esempio dell'eroina, è più difficile. Anche sui capelli? Sui capelli no, la quantità resta comunque affidabile, posto che la letteratura ci dice che difficilmente si riesce a dire quanta sostanza è stata aggiunta rispetto alla quantità riscontrata nel capello. Sicuramente un uso costante, sicuramente un uso cronico, ma dire se il soggetto fumava 5, 10 o 15 certo spinelli diventa difficile perché l'incorporazione della sostanza all'interno del capello è comunque soggettiva. Però laddove gli organi non fossero disponibili e siano disponibili invece ancora i capelli, mi sembra i capelli rimangono l'unico baluardo per un dato qualitativo sicuramente affidabile, per un dato quantitativo abbastanza vicino alla realtà. Non nell'acuto però, nel senso che ci dice, certo, quello che è successo prima, non ci può dire quello che era nel momento della morte. Certo.
Quindi l'aspetto tossicologico, almeno da un punto di vista analitico, è importante, e abbiamo visto in fondo, no, oggi quanto gli strumenti e i protocolli analitici ci consentono di arrivare anche a tracce molto molto basse. Però per capire, insomma, se è stato un incidente, ovvero che tipo di omicidio è stato, mi sembra che dovremmo, no, rivedere e discutere insieme del tipo di lesioni che ha subito la vittima, capire quanto il BPA, se c'è BPA, ci può dare una mano in questa interpretazione, e soprattutto la scena del crimine, perché comunque i facchini prima e la polizia successivamente, in base anche alla doppia denuncia, la denuncia di scomparsa e la denuncia di violenza fatta nei confronti della moglie, ha reso possibile, perché comunque entrano, no, nella sua abitazione. Perché non c'è niente da fare, se noi non puntiamo ad un'integrazione di tutto questo non usciamo fuori, non ne usciamo fuori nel senso che non riusciamo a capire quello che può essere stato. E credo che, come abbiamo visto analiticamente nel filmato, gli accertamenti tossicologici sul cadavere pongono anche altre sfide e altri limiti, no? Questo è assolutamente vero. L'aspetto analitico è fondamentale, ma l'interpretazione medico-legale del dato tossicologico è un'arte, non è una scienza, nel senso che le cose cambiano nel cadavere rispetto a quello che è nel vivente. Per esempio, su un cadavere che ormai è deceduto da qualche giorno, come in questo caso, il livello che noi troviamo negli organi, che sono quelli che maggiormente vengono indagati sul cadavere, per esempio, oltre all'accertamento sul sangue, è molto importante l'accertamento sul fegato, sui reni, che sono gli organi che prevalentemente metabolizzano i farmaci, e sul cervello, perché ovviamente qua siamo in presenza di sostanze psicotrope che abbassano la barriera ematoencefalica. Ma il problema è che mentre nel vivente noi abbiamo una cessione dal sangue agli organi, e gli organi che mantengono la sostanza per un certo periodo, dopo la morte noi abbiamo il fenomeno della ridistribuzione, cioè le molecole dagli organi ritornano nel sangue andando ad equilibrare i livelli. Quindi è un accertamento che richiede ovviamente, come sempre, discussione, analisi comparata con i dati circostanziali. Quindi non è così semplice. Il dato tossicologico di per sé non ci può dire se quella persona era in stato di intossicazione, se quella persona è deceduta per la sostanza, per il farmaco. Ci dà delle indicazioni che vanno poi sempre aggiustate. L'altro aspetto interessante è l'integrazione tra i dati genetici, perché esce fuori una mazza da baseball, ma anche una statuina. Solo sulla statuina si ritroverà poi il DNA appartenente a Nancy, ma poi la statuina deve essere compatibile con le lesioni, perché certo, il marito ha 5 lesioni prodotte da un oggetto contundente e non mostra lesioni da difesa. Quindi anche da questo punto di vista, no, l'integrazione... Certo, perché in una situazione di omicidio per corpo contundente è chiaro che è intuibile un'azione di difesa da parte della vittima, e quindi è veramente difficile ipotizzare la mancanza assoluta di lesioni da difesa, quindi di traumi da corpo contundente sugli arti, per esempio, che istintivamente vengono posti a protezione. Allora questo ovviamente indica, suggerisce che la persona potesse essere priva di conoscenza o nel sonno quando è stata colpita. Il fatto di nascondere un cadavere in un tappeto e usare il tappeto per trasportare il cadavere, nella mia casistica l'ho osservato parecchie volte, quindi è un qualche cosa che evidentemente negli omicidi più diversi e in situazioni più diverse, anche negli omicidi d'impeto, evidentemente credo che l'idea di arrotolare qualcuno in un tappeto e portarlo via sia un'idea quasi istintiva. Vorrei osservare anch'io in omicidi molto famosi, per esempio quello della famiglia Carretta o dei coniugi Donegani, ci sono state tutte e due le modalità, no? Nel primo, appunto, il confezionamento
e il probabile disfacimento ad una discarica, nel secondo purtroppo la dissezione. Probabilmente Nancy era indecisa tra dissezionare quel corpo, e non è cosa facile. In realtà noi ci siamo occupati di due casi in cui c'è stato questo, questa, no, modalità di dissezionare per poter poi eliminare. Sono casi in cui lo smembramento e la sezione del cadavere ha lo scopo di rendere i pezzi più piccoli e più facili da fare, da far sparire, da nascondere. Sembra assurdo, è veramente, no, quasi lo rifiutiamo, la nostra coscienza lo rifiuta una cosa del genere, perché comunque è una persona, però è così, perché la gestione di un corpo è difficile, cioè l'eliminazione di un corpo è difficile. Comunque un altro elemento è il fatto che sia stato avvolto nel domopac, è un'altra cosa che noi vediamo frequentemente, l'utilizzo di sacchi di nylon o fogli di nylon per avvolgere il cadavere, perché questo ovviamente facilita il trasporto da un lato e impedisce o comunque limita il fatto che l'odore del cadavere possa essere percepito, liquidi, no? Certo, che i liquidi vengano dispersi. Interessante anche quella che ha fatto subito dopo che hanno portato via il corpo, messo il tappeto nuovo, chiamato la donna di pulizia per mettere tutto a posto, la nuova vita. Questo ha un significato di ritorno alla normalità, che sta all'interno di situazioni di follia. Dopo la scomparsa di Robert Kissel, le indagini partono dall'abitazione dei coniugi e gli agenti cinesi, guidati da un forte odore di morte, trovano il cadavere nascosto in cantina. Nancy si giustifica, affermando che è stato un gesto di difesa nei confronti di un marito divenuto aggressivo e violento. Assassinio premeditato, quindi, o inevitabile conseguenza di un atto di legittima difesa. Ma le prove raccolte dagli inquirenti sono tutte a carico di Nancy Kissel. The object was a lead statue. L'oggetto era una statuetta di piombo di circa 3,5 kg. Era davvero pesante. Ho provato ad alzarla ed era veramente pesante. Aveva una base larga così circa, che si era staccata quando lei lo ha colpito alla testa e dalla quale spuntavano i due chiodi che la tenevano attaccata alla statuina. La donna aveva una ferita sulla mano destra e i procuratori hanno dichiarato che era stata causata proprio da quei due chiodi. La statuetta in piombo fu trovata sulla scena del crimine, dentro a una borsa di plastica, rotta in tre parti. Lei ha detto che lui l'ha provocata. Rob le aveva chiesto il divorzio e le aveva detto che siccome non era una buona madre, lui avrebbe tenuto i figli. Disse anche che lui aveva una mazza da baseball in mano e che quindi aveva sentito anche lei l'istinto di afferrare qualcosa, si era avvicinata a lui, lui l'aveva spinta e poi aveva cercato di violentarla e lì ci fu una colluttazione. Poi lei lo ha colpito con la statuina, ha continuato a colpire, si sperava ci fossero più dettagli, ma le sue condizioni psicologiche al momento della deposizione in aula non erano delle migliori. Il pubblico ministero aveva una valanga di testimonianze, i legali che Robert Kissel aveva consultato, i suoi colleghi, i capi della polizia, ma anche molte prove, le lenzuola, gli schizzi di sangue, il DNA. Quindi avevano molto materiale da sottoporre ai giurati, ai tossicologi, ai medici legali e poi c'erano anche molti dati del suo computer, contatti, email, registrazioni telefoniche che hanno aiutato i giurati a capire bene chi fossero queste persone. I think the computer evidence probably gave jurors a pretty good sense of who these people were because they had the... Noi giornalisti non eravamo al corrente dei contenuti delle email. Nel suo computer c'era anche il diario personale di Nancy Kissel. Anche se il pubblico ministero non lo descriveva, ci si può immaginare la giuria che legge le pagine del diario con curiosità per capire chi fossero davvero queste persone.
C'erano psicologi e psichiatri a dire che molto probabilmente al momento dell'omicidio Nancy Kissel soffriva di disturbi depressivi, ma che certamente la stavano tenendo in osservazione anche ora, dopo l'omicidio. Noi possiamo immaginare quanto debba essere affranta emotivamente dopo l'assassinio. Uno psicologo disse che dalle analisi e dalle prove raccolte lo si poteva bene estrapolare, ma il pubblico ministero ha obiettato prima della giuria che ovviamente una persona ha degli interessi a fingere di essere disperata a posteriori. Il quadro scientifico e tutti gli accertamenti fatti sulla scena del crimine non lasciano assolutamente dubbi sulla vera dinamica dell'omicidio e quindi sulla responsabilità di Nancy. Infatti la giuria cinese ha condannato Nancy Kissel su ergastolo e si sta scontando la pena in un carcere cinese nella campagna fuori Hong Kong, dove ha perso tantissimi chili e attualmente in un serie rotella. Però la giuria veramente non ha preso in considerazione queste questioni di violenza. Ma anche perché qui dal comportamento insomma che ha messo in atto Nancy si può fare proprio un'ipotesi, una diagnosi di sindrome della donna violentata. È una sorta di momentanea follia o di depressione o di nevrosi che proprio si impadronisce della vittima di violenza e la rende assolutamente irresponsabile delle proprie azioni. Ma questo sindrome è riconosciuto a livello mondiale? Riconosciuto a livello mondiale, bisogna vedere se è un riconoscimento transculturale, perché noi sappiamo che a seconda della cultura di appartenenza ci sono anche delle valutazioni differenti, no? Noi vediamo il mondo arabo, ad esempio, ha un'idea molto differente, no? Dell'aggressione sulla donna o della attenzione che si deve avere sulla donna, e così probabilmente anche un contesto cinese. Noi sappiamo che fino a poco tempo fa chi aveva bambine femmine, che nasceva femmina, veniva soppressa perché non era accettata nella cultura cinese. Poi la violenza entro un matrimonio è forse visto diverso da un violenza, certo, da uno straniero. Certo, questo è possibile. Nancy, tutto sommato, è una donna, una moglie delusa, e le sue crescenti frustrazioni, forse le violenze che ha subito, abbiamo visto, la portano all'omicidio. E questo è un caso abbastanza analogo con il caso italiano che invece ha come protagonista Luisa Pullara, che concorre in maniera determinante all'omicidio del marito, Sergio Cafasso. Gassino, provincia di Torino, 8 agosto 1997, ore 22:30 circa. Sergio Cafasso, 44 anni, impiegato di banca, avverte dei rumori all'esterno del cancello della villetta dove vive insieme alla moglie, Luisella Pullara, 34 anni, e alla figlia di 6 anni. Spinto anche dalla moglie, l'uomo va a controllare, ma è un'imboscata. Lo aspettano, volti coperti da una calzamaglia, due uomini che lo colpiscono con pugni, calci, ma anche con un coltello. Uno degli aggressori assesta 4 fendenti, l'ultimo dei quali mortale. L'indagine ha una partenza, direi, abbastanza classica. Da una parte gli accertamenti sulla scena del crimine, dall'altra i primi interrogatori. E normalmente gli interrogatori partono dai familiari, ma anche dai vicini, perché in fondo, come vedremo, c'era stata una preparazione, seppur un po' parziale, una preparazione di quello che doveva essere il movente, cioè la rapina. Quindi i vicini diventano in questo momento i testimoni fondamentali per cominciare a capire che non era una rapina, ma c'era ben altro. Sergio Cafasso viene aggredito e accoltellato nel giardino della sua villetta, nella provincia di Torino. I vicini di casa sentono grida e rumori di colluttazione alle 22:25, ma la telefonata al 112 da parte di Luisella Pullara, moglie della vittima, avviene solo alle 22:44 e non qualche istante dopo l'aggressione.
In realtà sembrava o aveva le sembianze di omicidio a scopo di rapina, cioè una rapina era andata male, apparentemente non c'erano sospetti come poi verranno fuori, ma non troppo tardi, perché già la sera i carabinieri di Venaria, col fiuto investigativo che normalmente connota questi investigatori, dall'atteggiamento di Luisa Pullara cominciano a percepire che c'è qualcosa che non va, cosa che verrà confermata anche da un'esposizione mediatica un po' inusuale che nei giorni successivi contraddistinguerà la signora Pullara. In effetti era una persona che doveva essere stata colpita da una grave tragedia, cioè l'uccisione inaspettata del marito, e invece appare moltissimo nei giornali. Quindi già dalla prima sera qualche sospetto i carabinieri ce l'hanno sulla moglie. Luisa Pullara è una donna attraente e dallo spirito libero. Frequenta discoteche e locali notturni, forse per fuggire dalla monotonia matrimoniale. Ma i suoi comportamenti, dal ritardo nel chiamare i soccorsi, alle numerose telefonate all'amante Enrico Cubello, fino alla sovraesposizione mediatica in seguito all'omicidio del marito, insospettiscono gli inquirenti. Che significato può avere, secondo te, da un punto di vista psicologico prima e investigativo dopo, questa sovraesposizione mediatica nelle persone che comunque sono colpite da un dramma così devastante? Ma anche qui, voglio dire, il comportamento non è mai univoco. Le persone possono reagire a questo tipo di tragedia in maniera assolutamente diversa, perché uscire in televisione, quindi rilasciare delle interviste, può servire proprio anche per ricercare una persona che magari è stata scomparsa e quindi cercare informazioni, dare indicazioni, come può essere successo nel caso di Sabrina Misseri, che anche lei è stata incolpata un po' di depistaggio per questa esposizione mediatica eccessiva. Quando il giornalismo vuole interpretare dati scientifici o dati di indagine ancora nella fase preliminare e sostituirsi quindi a quello che è il mestiere difficile e complesso del giudice, ecco lì io non sono più d'accordo. Credo che la grande libertà che c'è nel nostro paese, cioè quella di poter parlare di tutto, anche dell'interrogatorio che è avvenuto 5 minuti fa, piuttosto che interpretare le analisi fatte e consegnate qualche giorno prima, credo che questo sia un po' nocivo, perché noi nel nostro sistema abusiamo, cioè c'è un processo sommario che spesso si radica su dati incompleti che porta poi ad alcune opinioni che sono sbagliate. E infatti secondo me tutti questi dati, tutti questi documenti devono essere aperti al pubblico dall'inizio. Io non sono d'accordo. No, però no. È impossibile. Perché il problema sono Andrea. Le fughe di notizie, perché è tutto chiuso. Allora i giornalisti vanno là per prendere i dettagli, però se tutto è aperto. Infatti non dovrebbe essere consentito. Non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere tutto aperto, così non ci sono più fughe di notizie. Nel tuo paese è tutto aperto? Sì. No, assolutamente no. Le indagini preliminari sono assolutamente coperte dal più totale segreto. Sì, e però, dopo? Quando c'è un arresto, quando ci sono tutti i documenti della corte, è tutto aperto. Ah, nella fase dibattimentale. Infatti, ma così è. Ma vedi Andrea, quello che voglio dire è che la fase delle indagini preliminari è una fase in divenire, in cui quello che oggi stabilisci cambierà domani. Allora, poter discutere di queste cose è comunque parziale e porta delle opinioni sbagliate. Non solo porta delle opinioni sbagliate, può comportare dei problemi per l'indagine in corso, può ad esempio far apparire all'opinione pubblica come possibile colpevole una persona che doverosamente è stata valutata come possibile colpevole dagli investigatori, ma che verrebbe di lì a poco scagionato. E quindi durante un'investigazione da noi è spesso, ogni giorno c'è una conferenza stampa a fine giornata dell'autorità che dicono okay, oggi abbiamo fatto XYZ okay, e poi c'è almeno qualcosa da scrivere il giorno però dopo. Però attenzione Andrea, ma oltre a questa conferenza stampa non c'è più nulla, cioè non ci può essere la corsa alla fuga di notizie di cui facevi cenno tu. E poi aggiungi una cosa, è vero che molto spesso anche gli investigatori possono trarre spunti da interviste o da atteggiamenti o da cose dette da persone coinvolte nelle vicende ai giornali, ai giornalisti, alla televisione. Però è anche vero che una persona, in questo caso un familiare colpito
da un evento delittuoso in famiglia a un proprio congiunto, a un proprio caro, si presenta di fronte alla televisione, viene trascinato, investito, bombardato di richieste e di stimoli da parte dei giornalisti, e quindi la sua testimonianza non è una testimonianza comunque attendibile. Genuina. Quello che lui dice non può essere paragonato a quello che può dire se interrogato opportunamente da un poliziotto, da un pubblico ministero. È una violenza veramente forse che a volte viene fatta alle persone. Infatti da noi il processo si sposta sempre a livello mediatico, e questo no, il grande errore, e forse viene anticipato in alcuni casi. In questo caso, è un caso della mia città e quindi un caso che ho vissuto dall'inizio, quello che ha stupito gli investigatori non sono state le risposte della Pullara, della signora Pullara, ma il suo tentativo continuo di andarsi a proporre ai giornalisti per raccontare le cose ai giornalisti. Quindi un atteggiamento che non era sospetto in termini delle modalità di risposta, ma era sospetto proprio perché questa persona andava a ricercare i giornalisti. Più volte l'ho detto, sono d'accordo su conferenze stampa che nel nostro sistema potrebbero essere redatte con un accordo tra il pubblico ministero e i difensori, e tutto il resto dovrebbe essere vietato, almeno nella fase delle indagini preliminari, perché altrimenti i media hanno un potere, quello di generare opinioni. Se le opinioni sono basate su dati parziali, le opinioni possono essere assolutamente errate. Ma torniamo al nostro caso. Il marito aveva, lei sostiene, perso ogni interesse per lei. È un po', direi, un percorso che succede, credo, in tante situazioni coniugali, quando nasce una famiglia, una bambina, un bambino, insomma, ovviamente ci si dedica al figlio e non più ai rapporti tra i due coniugi. Lei ha vissuto malissimo questa situazione, perché poi da un punto di vista, come dire, di sue dinamiche personali, era una persona che aveva bisogno sempre di essere al centro dell'attenzione, e su questo c'è stata anche una consulenza psichiatrica che ha individuato una situazione borderline, direi abbastanza forte, evidente, tale da condizionare i comportamenti, quindi di apparire in un certo modo, di apparire con una certa determinazione o con una certa leggerezza, eccetera, ma sempre una questione di apparire, probabilmente non di essere. Direi che la diagnosi fatta di disturbo borderline di personalità per la signora Pullara è abbastanza corretta. Che cos'è il disturbo borderline di personalità? È un disturbo che colpisce l'area affettiva, cognitiva e comportamentale di una persona e si manifesta con dei comportamenti molto impulsivi e anche dei cambi di umore molto evidenti. Oltretutto, il disturbo borderline di personalità porta le persone ad avere dei comportamenti eccessivi e, come in questo caso, si ha in come dire, comportamenti, non so, si spendono molti soldi oppure si fanno degli acquisti compulsivi. Si arriva anche ad avere molte relazioni con molte persone contemporaneamente anche, quindi proprio, come dire, c'è un discontrollo degli impulsi molto molto evidente. Era una situazione che forse ci sono tante persone che hanno un matrimonio infelice, che hanno delle amanti. Ah sì, beh certo, il disturbo borderline non è che sia la conseguenza di un matrimonio fallito o di un matrimonio che non funziona più. È possibile che è già vulnerabile la persona sottoposta ad uno stress particolare, come può essere anche un conflitto coniugale, può sviluppare un tipo di patologia piuttosto che un'altra, perché è vulnerabile su quel punto. Le interviste ai media, le dichiarazioni incongruenti e contraddittorie rilasciate agli inquirenti stringono il cerchio intorno a Luisella Pullara, la cui vita privata, non priva di ombre, viene analizzata dalle forze dell'ordine. Ma alcune dichiarazioni di Luisa Pullara sono davvero incomprensibili, anzi direi contraddittorie, ma alcune apparentemente anche banali, come quella di aver tenuto legato il cane
e non averlo invece liberato nel momento in cui poteva esserci il sospetto di una rapina, come sembrava all'inizio. Fondamentali diventano anche le testimonianze dei vicini, perché attraverso la raccolta di tutte queste informazioni si scopre che c'è un arco temporale assai interessante, cioè l'attacco, l'aggressione a Sergio Cafasso sarebbe avvenuto alle 22:20, mentre, come tu ci dicevi, la signora Pullara chiama la polizia, il 118, dopo circa 20 minuti, 22 minuti, e questo è un tempo lunghissimo. Devo dire però che in realtà la svolta viene dalle sue relazioni amorose. Enrico Cubello, amante di Luisella, e il suo amico Massimo Di Vico, complice dell'aggressione, dopo l'omicidio fuggono verso Sanremo, forse per crearsi un alibi. Il giorno dopo, il 9 agosto, entrano in un commissariato per denunciare il furto, probabilmente mai avvenuto, di un portafoglio. Ma Cubello, forse spinto da sospetti e timori più gravi, racconta anche altro. Però la stessa sera un poliziotto di Sanremo telefona a Torino e dice: ma lì è stato ucciso qualcuno, perché qua sono venuti due ragazzi a dire: ah, meno male, qui è tutto tranquillo, su a Torino so che hanno coltellato uno, me l'ha detto una nostra amica. E questo dice: sì, ma come fa costui che a Sanremo a sapere che è stato coltellato uno a Torino? Di lì questo aveva preso nome e cognome per far vedere che erano a Sanremo e non a Torino, e quindi sviare, ovviamente siamo qui, potevamo essere là, sono andati a denunciare un furto subito nella macchina. Quindi hanno preso nome e cognome di sti qua, per cui immediatamente hanno collegato loro al fatto, no? E, è stata una cosa allucinante, per dirti il livello di preparazione della... Poi sono state trovate le foto di costoro in un casello autostradale, dopo il fatto, è sulla strada per la Riviera, e quindi è stato collegato tutto. Ci hanno messo 10 minuti a capire che si conoscevano con la Pullara. In realtà poi nel processo vengono fuori altri aspetti, viene fuori l'aspetto che questo qua era un ragazzo che non aveva quasi niente, che viveva di espedienti, che il fatto di trovarsi una moglie, una bambina, una casa, eccetera, poteva essere una cosa che gli interessava. Tant'è che noi abbiamo trovato una cassetta che è stata sequestrata a casa del Cafasso, dove si vede una gita al mare, in cui c'era la Luisella, la bambina e questo signore qua. E ad un certo punto fanno un gioco, dicono: tu cosa vuoi dalla vita, eccetera, eccetera, e lui guarda la bambina e lei e dice: io voglio una famiglia. Ecco, probabilmente volevo la tua famiglia, cioè questa famiglia, chiaro. Le dichiarazioni poco credibili, addirittura banali, di Cubello e di Di Vico portano il pubblico ministero a fare degli approfondimenti, e molto intelligentemente l'autoressa Viglione interroga Di Vico, che confessa e chiama in causa sia Cubello sia Luisa Pullara. Però non è chiara la posizione né dell'uno né dell'altro, soprattutto di Luisa Pullara. In questo devo dire che la perizia medico-legale e poi alcuni approfondimenti che partono dalle lesioni riscontrate su Sergio Cafasso diventeranno fondamentali per capire il ruolo di Luisa Pullara. Quali, Roberto? Ma innanzitutto all'inizio gli stessi Cubello e Di Vico raccontano una storia che sì, si conclude con un accoltellamento, ma parte da un qualcosa di diverso, cioè loro raccontano di essere andati a casa di Cafasso per dargli una lezione in quanto si sarebbe comportato male, o meglio era un marito violento nei confronti della Pullara. Nel corso di questa colluttazione ci sarebbe stata una reazione molto vivace di Cafasso, che era un uomo di costituzione robusta e comunque atletico, e i due sarebbero stati messi in difficoltà dal Cafasso, che quasi avrebbe avuto la meglio nella colluttazione, e quindi Cubello avrebbe estratto il coltello proprio per non soccombere. Si sarebbe trattata di una sorta di legittima difesa, o comunque certo, di difesa nei confronti di una persona più forte. In realtà
Questo contrastava con i risultati della prima perizia fatta da Lorenzo Varetto, che non aveva evidenziato, non aveva dimostrato delle grosse lesioni traumatiche al di fuori delle coltellate che poi vedremo saranno le lesioni mortali. Proprio per questo, come incidente probatorio, il GIP, il giudice per le indagini preliminari, ha disposto una seconda autopsia che ho fatto io, proprio con lo scopo di verificare se c'erano queste lesioni che avrebbero giustificato la colluttazione. E la riesumazione del corpo ha dimostrato, pur su un corpo riesumato, quindi in condizioni tanatologiche leggermente peggiori di quelle trovate nella prima autopsia, ma la riesumazione e le fotografie fatte durante la prima autopsia hanno dimostrato che non c'erano assolutamente lesioni che potevano derivare da una colluttazione. C'era solamente una frattura di una costa che però era sicuramente post-mortale, legata alle manovre settorie, una cosa del tutto normale. Di conseguenza questo aveva messo in difficoltà, aveva confutato la ricostruzione fatta da Cubello e Di Vico. Lui aveva un complice che in cambio di qualche lira, insomma, l'aveva aiutato in questa vicenda, complice che ne stava venendo fuori tranquillamente, poi quando è stata fatta la ricostruzione lui ha ammesso di aver tenuto per le braccia il cafasso mentre questo gli dava la coltellata finale. La coltellata finale, la mortale era poi una, non tutte le altre. La coltellata, sono state date due coltellate, una qui davanti che ha aperto la fascia muscolare, insomma sono usciti i visceri, però non era mortale. Quando costui si è piegato gli è stata la coltellata sulla schiena, che è stata quella mortale che ha ucciso. Quindi portare il coltello, non portare il coltello, usarlo in un certo modo, non usarlo in un altro, non so fino a che punto si fossero programmate le cose oppure no. Può essere stato una cosa del momento, un attimo, una decisione presa sul momento. Ma a questo punto ovviamente le posizioni della signora Pullara e dei due assassini erano fortemente discordi, perché mentre Di Vico in particolare diceva che anche la Pullara era complice, comunque era la mandante di questa azione, la signora Pullara ovviamente negava la cosa, diceva che sì, si era confidata circa la situazione di non serenità e di scontento nei confronti del marito, ma che non era stata sicuramente la mandante né di una spedizione punitiva né meno che meno di un omicidio. Dal punto di vista dell'accusa, quello che contano sono i rumori, cioè i rumori che accadono quella sera sono l'impianto sul quale poi l'accusa costruisce le sue richieste e la sua responsabilità. Perché ad un certo punto si sente, almeno i vicini sentono, gridare. Uno scalpiccio, una corsa, sul sentierino c'era ghiaia, eccetera, e sentono come una colluttazione, gente che urla bastardo qui, là, insomma, e poi non sentono più niente. Passano alcuni minuti e sentono un cancelletto che si apre e si chiude, e poi non sentono più nulla. Dopo un certo periodo di tempo arriva a loro porta una richiesta di aiuto, era la Luisella che chiedeva aiuto. Su questi rumori e su questi tempi viene costruito il teorema accusatorio, perché la finale, cioè la chiusura del pubblico ministero, è quella che l'indagata, l'imputata, la moglie, direi Luisella, avrebbe aspettato dopo l'aggressione il tempo necessario perché il cafasso decedesse, prima di chiedere aiuto. Abbiamo visto che l'aggressione era alle 10:20 e invece la chiamata 118 alle 10:44. Guardando le lesioni, era possibile la sopravvivenza di 20 minuti? Il tempo di sopravvivenza è stato uno dei punti fondamentali dal lato scientifico, perché effettivamente noi avevamo delle evidenze all'autopsia che dimostravano una sopravvivenza di parecchi minuti.
Questa sopravvivenza di parecchi minuti è legata al fatto che le lesioni d'arma bianca erano 3 alla regione anteriore dell'addome e non erano di per sé mortali. Una aveva interessato un polmone, ma la causa della morte è stata la sommersione interna, cioè il versarsi del sangue proveniente dal polmone all'interno dell'albero respiratorio. Quindi è stata una sorta di annegamento dovuto al sangue perso all'interno delle vie aeree. Allora, è una morte che per verificarsi richiede parecchi minuti. Noi avevamo la prova di una sopravvivenza lunga. Era un paziente che forse, se giunto in un ospedale attrezzato in tempi molto rapidi, poteva essere forse trattato, ma le indagini si sono subito, immediatamente, rivolte a capire come mai c'era stato questo ritardo, ormai palese, tra l'evento aggressivo, la chiamata dei soccorsi, ritardo, cioè periodo di tempo nel quale noi avevamo detto che questa persona era ancora viva. Proprio nell'ambito di questa discussione si è evidenziato dall'esame delle foto fatte durante l'autopsia un elemento inusuale sul quale si sono poi appuntate molte discussioni. Fra gli oggetti sequestrati dagli inquirenti ci sono anche 2 anelli appartenenti a Luisa Pullara. Uno dei 2 sembra destare molto interesse fra gli esperti nelle indagini forensi. Può un oggetto così piccolo rappresentare una prova significativa nelle indagini e legare la Pullara all'omicidio del marito? Rimane quindi il dubbio sul ruolo di Luisa Pullara. A disvelare questo dubbio c'è l'intuizione. L'intuizione di un investigatore, un maresciallo ancora in servizio a Torino, Giampiero Nitto, che inaspettatamente coglie un particolare. Per capirlo dobbiamo osservare queste foto, che riguardano quelle lesioni che ci descriveva Roberto poc'anzi, che come abbiamo visto riguardano i colpi d'arma da punta e taglio alle quali viene assoggettato Sergio Cafasso. Questa è, come vedete, l'immagine della lesione ingrandita, subita dal signor Cafasso, che ci mostra un aspetto, direi, abbastanza marginale, cioè accanto alla lesione prodotta dall'arma da punta e taglio, che è circa 10 cm da questa posizione, c'è appena pronunciata una depressione. Può questa depressione essere messa in corrispondenza con un eventuale ruolo della signora Pullara? La questione fondamentale era: Luisella, quando ha organizzato l'aggressione al marito, e su questo non ci sono dubbi e c'è piena confessione, aveva preso in esame la possibilità che si sarebbe conclusa l'aggressione con la morte del marito. Questa è la questione di fondo. Ecco allora che il processo prende una piega diversa, cioè per provare il meno si cerca di provare il più. Si cerca addirittura di provare che la Luisella avrebbe dato una coltellata al marito. Sul corpo del povero Cafasso vengono individuati dei segni. Si pensa che questi segni vengano fotografati e poi nel corso del processo si comincia a pensare che questi segni potrebbero essere causati da un anello che la Luisella aveva tra le mani in quel momento, e quindi mentre sferrava la coltellata avrebbe lasciato questa impronta sul corpo. Vengono sequestrati gli anelli. Se ne trova uno che, in base alle caratteristiche, poteva forse essere quello giusto. Viene inviato l'anello ai RIS di Parma e ci lavora, credo, Testi assieme. E i RIS di Parma rispondono alla domanda. Viene Garofalo e viene in aula, viene illustrato che quelle impronte erano esattamente coincidenti, potevano causare con le pietre di quell'anello, cioè la forma di quell'anello lasciava. Come lo fanno questa prova? Prendono un cadavere, un uomo morto, gli imprimono con forza l'anello sulla pelle, fotografano, comparano e dicono che è quello.
a casa della signora Pullara si accerta se lei possa avere la disponibilità di questi anelli. Ne ha due in realtà. Il primo non ha nulla a che vedere con questa lesione. Il secondo invece esibisce una geometria estremamente molto interessante che può avere una corrispondenza. Ne parlo con Roberto, parliamo di questa possibilità e soprattutto dell'esigenza di verificare se questa depressione possa mostrare degli elementi che ci consentano di fare un confronto geometrico tra l'anello e questa depressione. Allora, usando una griglia che ci consente di armonizzare la dimensione delle forme che riguardano questo anello da una parte e dall'altra della depressione prodotta appunto dalle zone più sporgenti dell'anello, cominciamo a intravedere che ci sono delle interessantissime corrispondenze geometriche, ma che soprattutto la ferita, ovvero la depressione prodotta sul dorso di Sergio Cafasso e i modelli che tra poco vedremo in diretta, che noi facciamo sia sulla cera sia su una persona deceduta, davvero mostrano delle corrispondenze che si rifanno proprio alle zone sporgenti e quindi a questa particolare geometria dell'anello. Quindi in qualche modo l'anello è stato premuto sul dorso di Sergio Cafasso. Ma vediamo come, da un punto di vista pratico, poi abbiamo dimostrato questa corrispondenza. In realtà abbiamo fatto una cosa relativamente semplice, perché abbiamo provato a verificare tra gli anelli che erano nella disponibilità della signora Pullara se ce n'era qualcuno che potesse lasciare, se appoggiato su un oggetto plastico come può essere la cera, se poteva lasciare un'immagine simile. Quindi abbiamo semplicemente premuto sulla cera i due anelli e abbiamo verificato l'impronta che ne derivava. Allora, sono due impronte chiaramente molto diverse, ma siamo andati oltre, perché la stessa prova l'abbiamo fatta su un cadavere. Abbiamo provato a verificare se la pressione di un anello potesse lasciare un'impronta simile, ma è una cosa molto semplice che si può fare anche su persone tutt'altro che decedute, ma che in qualche modo possono lasciare un'impronta, cioè possiamo riprodurre un'impronta che in qualche modo ha una corrispondenza con l'oggetto che l'ha lasciato. Questo è stato poi oggetto di grande discussione in udienza, perché un consulente di parte, il dottor Enriquez, si era spinto a ipotizzare che questa pressione dell'anello potesse derivare dal movimento di una coltellata e quindi da una partecipazione attiva della signora Pullara. Noi devo dire che non ci eravamo espressi in questi termini, perché anzi avevamo verificato che impronte di questo genere si hanno non quando si colpisca il corpo, quando si colpisca l'epidermide con l'anello, ma si hanno solamente quando questo oggetto viene appoggiato per un tempo relativamente lungo. E quindi questa è stata la nostra conclusione, cioè che c'era stato un contatto prolungato dell'anello, verosimilmente della signora Pullara, o di un oggetto assolutamente simile a questo, con il corpo. E questo, come Andrea sa, perché è stato oggetto di discussione in udienza, è stato contestato, tra le altre cose, dai difensori, che sostenevano che questa impronta potesse avere una origine diversa, casuale. A questa cosa però credono solo Garofalo, che ha fatto l'esame, e Testi, che l'ha coadiuvato, nessun altro. Nel senso che né il pubblico ministero, né il consulente del pubblico ministero, né ovviamente noi, ma neppure la Corte d'Assise, i quali, come potrà leggere, escludono totalmente che ci sia una rilevanza. Dice, potrebbe anche essere, però non significa nulla. Il contesto qual era? Il contesto di questo anello Intanto la nostra posizione è molto cauta, quindi direi abbastanza scientifica, e comunque che l'anello era stato premuto per un tempo, direi, congruo sul dorso della vittima. Che significato poteva avere questo nell'ambito del ruolo della signora Pullara? Ma questo è, come sempre, un'inferenza tra il dato tecnico e quello che è venuto fuori durante il processo e durante le indagini. C'è stato un intervallo di 20 minuti
tra l'aggressione e il momento in cui la donna ha chiamato i soccorsi. Successivamente, credo prima del processo di secondo grado, quando la signora Pullara ha confessato, ha riferito di aver passato questo periodo di tempo, mentre il marito era ancora vivo, aspettando il decesso del marito, sostenendolo con la schiena appoggiata alla mano. Quindi questa permanenza del corpo sulla mano che indossava l'anello, a nostro avviso, può aver lasciato questa depressione. D'altro canto, la contestazione che c'era stata fatta e che in qualche modo altri consulenti e gli avvocati avevano riportato nel dibattimento, cioè che il corpo era su una strada ghiaiosa e quindi potevano essere banalmente dei sassolini, a nostro avviso non era particolarmente calzante, perché innanzitutto, proprio perché era un tappeto di ghiaia, se il corpo avesse mantenuto l'impressione della ghiaia ci sarebbero state molte di quelle immagini, invece ce n'era una sola. E poi c'è una complessità che effettivamente non diciamo impossibile, ma sicuramente non è facile immaginare. Tu dici complessità per la forma anche particolare, sì, dell'anello, per la forma particolare, per il rapporto particolare che hanno delle forme, delle depressioni più o meno rilevate che corrispondono esattamente alle salienze dell'anello. Noi abbiamo dato una valutazione morfologica alla quale non era facile dare una spiegazione, perché indubbiamente noi non abbiamo mai detto, c'è stata un'udienza nella quale noi assolutamente non abbiamo detto che era riferibile a un colpo che attingeva la signora Pullara, ma a una pressione, cioè a un decubito del corpo sull'anello, e questo a nostro avviso si è poi spiegato con la spiegazione ulteriore che la signora Pullara ha dato prima del processo di secondo grado. È chiaro che le prove hanno permesso di inchiodare la Pullara, però quale potrebbe essere il movente? Il vero movente non è emerso da tutto il processo anche, però abbiamo sentito l'avvocato che ci raccontava del questa perdita di interesse da parte del marito su di lei, no? Sulla signora Pullara. Certo, questo può essere un movente tante volte che spinge le donne, soprattutto con queste anche caratteristiche di personalità che hanno bisogno sempre di molte attenzioni, a portarle verso un'azione di questo genere, anche se è veramente molto estrema. Però la signora Pullara poi aveva trovato, come dire, delle alternative per compensare eventualmente questa mancanza del marito. Quindi ci può essere anche un movente di natura economica, questa assicurazione che c'era sulla vita, no, del signor Cafasso, che sarebbe poi passata alla signora, quindi la necessità di avere la gestione anche di soldi. C'è stata una grande discussione sul movente, perché inizialmente anche lì sembrava che ci fosse un'assicurazione e quindi è stato ucciso per lucrare i soldi dell'assicurazione, eccetera. Di questa assicurazione la Pullara non sapeva nulla, e questo siamo riusciti a provarlo. In aula sono venuti coloro i quali avevano sottoscritto l'assicurazione col marito. La Pullara non aveva alcuna documentazione relativa a questo fatto e quindi non aveva nessun peso. Mi ricordo che lei aveva anche falsificato un documento per la gravidanza per un altro motivo, di pressare queste persone di fare quello che voleva lei. Forse c'erano dei segni di manipolazione. Chiaramente. Non solo, durante anche la detenzione c'è stato uno scambio di lettere e di corrispondenza, certo, che dimostrava veramente come lei potesse controllare il comportamento, le affermazioni e anche l'atteggiamento di Cubello nei confronti prima del pubblico ministero e poi dei giudici. Quindi no, mi sembra che tutto quello che tu dici, certo, abbia una razza. Attenzione, perché poi è chiaro che ci sono queste persone estremamente forti, poi apparentemente forti, no? Perché quando si parla poi di disturbi di personalità non c'è una vera forza, una forza, no? genuina, esatto. Però anche dall'altra parte si individuano poi delle altre vittime, no? Persone, certo,
molto deboli che chiaramente si fanno manipolare, si fanno manovrare, e in questo caso credo che il signor Cubello rispondesse proprio a questo tipo di caratteristiche. Il movente dell'atto di intimidazione era certamente un movente dettato dalla voglia di ricominciare con quest'altro soggetto. Voleva vedere se questo soggetto era in grado di difenderla mettendosi, come dire, in uno scontro fisico con il suo vecchio amore, quindi come una situazione animalesca in cui i maschi si incontrano tra loro e quello che prevale ha diritto. Io, cioè, l'ho vissuta e letta proprio in questo modo. Nel marzo 2011 l'americana Nancy Kissel viene condannata all'ergastolo. Sta scontando la pena in un carcere cinese. Nel marzo del 2000, Luisa Pullara, in corte d'assise d'appello, viene condannata a una pena di 25 anni e 6 mesi per l'omicidio del marito Sergio Cafasso, mentre i complici Enrico Cubello e Massimo Di Vico vengono condannati rispettivamente a 18 anni e 17 anni di reclusione. Credo che questi due casi che noi oggi abbiamo trattato, cioè quello di Nancy Kissel e quello di Luisa Pullara o di Sergio Cafasso, che è la vittima, ci dimostrano ancora una volta che distanza ci può essere tra i contributi, no, testimoniali, e quanto invece la prova scientifica è protagonista, ma soltanto quando noi riusciamo a integrare i dati circostanziali con evidenze scientifiche che non si confermano sempre le stesse. Non avremmo mai pensato che la depressione prodotta da un anello potesse essere importante per dimostrare una responsabilità. Questo ci dice anche quanto la scena del crimine sempre di più dovrebbe essere fonte di grande attenzione, perché ci sono tantissimi particolari che possono sfuggire, unitamente alle evidenze sul corpo, sui vestiti di una vittima, che possono fare la differenza e darci conferma sulla veridicità delle affermazioni oppure su una dinamica che sembra assai lontana e che invece è quella che effettivamente è accaduta. Purtroppo questo caso, come tanti altri casi, dicevi giustamente, le scienze forensi si integrano nei modi più diversi, non c'è un caso uguale agli altri, cioè bisogna sempre inventare dei rapporti, delle inferenze nuove. E direi che questo studio è la rappresentazione di quello che in fondo avviene o dovrebbe avvenire sempre nella realtà, no? L'unione è il confronto tra più discipline, la medicina legale, le scienze forensi o la criminalistica e la psicologia giuridica. Se noi riuscissimo anche nel nostro paese a lavorare in team, un team ideale per tutti i casi delittuosi, io credo che la scoperta dei veri colpevoli sarebbe più a portata di mano e quindi daremmo magari maggiore giustizia ai nostri cittadini.